Da dove venite? Da Lecce. Da Santa Maria di Leuca. Lecce, Lecce, Lecce. Salento. Salento. Per cambiare l'Italia. Cambieremo l'Italia. Io ero di destra, sì. Ho votato Berlusconi, io sì. Berlusconi. Sì, certo. Senta, ma questa sciarpa Fidel? E c'è che dare, perché un nuovo comunismo è possibile. Poi è rimasto deluso e ha deciso. Cosa l'affascina invece di Grillo adesso? Che da... porterà alla rivoluzione sociale. Siamo una comunità, siamo tutti insieme, c'è cioè di destra, di sinistra. Non c'è più l'ideologia. È morto. Lui non prende lo stipendio da 3 mesi, è di destra, di sinistra, e siamo insieme, lavoriamo insieme, lo prendiamo nel studio di tutti. Vabbè, venite dal regno di Mastella voi, alla fine, sì, no? No, dal regno, dal paese di Mastella. Paese di Mastella. Dalle macerie di Mastella. Benevento era il suo feudo, dico, no? Io conosco chi. Io non l'ho mai conosciuto. Non avete mai votato? Mai, mai, sì, mai. Lei ha votato Mastella? Votate lo conosco, sì, per quanto cioè, mi riguarda. Lo votava? Semplicemente perché ritenevo che facesse delle cose molto più giuste di altre persone. Noi adesso stiamo aiutando la gente a raggiungere la piazza a titolo completamente gratuito. Tutti abbiamo rinunciato a qualcosa, abbiamo rinunciato al nostro tempo, io ho rinunciato a stare con le mie figlie e con mia moglie oggi, ma lo sto facendo anche per loro, perché sto pensando al loro futuro. Cioè io voglio dare a mia figlia una strada pulita su cui camminare, una scuola pubblica su cui studiare, dei libri magari digitali. Vuoi cambiare le cose? Alza il culo dalla poltrona, vai a votare, dimostra che vuoi cambiare le cose. Non aspettare che sia Antonio, che sia lui, che sia qualcun altro a cambiare cose. Se tu vuoi cambiare cose, ti alzi e vai a votare e decidi per te, per la tua famiglia e per gli altri. Questa è partecipazione attiva. Noi vogliamo renderli coscienti del fatto che noi, se vogliamo, andiamo là e ci riprendiamo tutto. Quello che hanno creato loro, i politici stanno nella ricchezza e noi stiamo giù. Alla fine, livellare il sistema. È lucano, è della Basilicata e se ne frega totalmente della Basilicata e fa la pubblicità a Leni, all'Agip, che sta distruggendo tutto, ha inquinato i fiumi, ha inquinato la falda acquifera, ha inquinato tutta l'agricoltura e stanno facendo morire la gente di cancro. Sono poco che sto in Italia, io mio figlio è un cittadino canadese, diciamo, è nato in Canada per il candidato nella campagna al numero 8. Bartolo! Bartolo, piacere, Luca Merciazzoni. Io voglio ritornare a fare quello che facevo prima, l'opera. Cioè io non ho l'obiettivo di fare la carriera politica. Io devo solamente contribuire, bravo, 2 mandati e andare a casa. E torna a fare l'operaio. Perché secondo me ci vuole, bisogna rigenerare la politica. Lei prima che votava, posso dire? PD. Sì. Io ho votato Berlusconi per 10 anni. Dopo la prima Repubblica, dopo Tangentopoli, sembrava che fosse la soluzione a tutti i mali. Poi si è dimostrata che era il male. Io sono attratta delle idee, cioè delle cose che dice Grillo, perché sono giuste, sì. Sono tante cose giuste, no? Che dobbiamo fare pulizia nella politica, sì. Tutti quei soldi che si sono mangiati, miliardi di euro, se tutto l'evasione fiscale viene a galla. C'è sempre stata, ma per quale motivo adesso è un problema così grave? Perché noi la moneta non è più nostra, non ce la stampiamo più noi. Allora noi abbiamo inserito, cioè i politici hanno messo in Costituzione il pareggio di bilancio. Noi non produciamo la moneta, la dobbiamo comprare. Tutti a casa! Politici, tutti a casa! Tutti a casa! Tutti a casa! Quanto vi è costato venire a Roma? 200 euro. Da Sassari? Da Sassari, perché è un investimento venire qua. Credo che Grillo oggi mi fa riscattare la sardità che mi manca. Il ciucico nesso, siamo stanchi di essere presi per il culo, per il culo, lo dico io come cittadino, non Grillo. Posso sapere lei di solito cosa io dal 1994 che non voto più perché sono rimasta disgustata da Berlusconi. Da allora ho detto basta. Votato. E l'avevo votato. E ha ricevuto la lettera di Berlusconi impazziti. Sull'IMU, l'ha ricevuta? Sì, sì, l'ho ricevuta, sì, pur non essendo proprietaria di casa. Ah, sì. Ma pensate che se ne esce fuori da qui?
Sì. Non lo sappiamo. Odi, non lo sappiamo, lo so io. Ci vogliono una nuova generazione, investire sul cervello. Intanto seminiamo. Sul cervello. No, sui giovani. No, quello suo, su quello di colazione, se lo lascia fuori, vuole che ciao. Bisogna farla finita con gente che sono 20 anni, 30 anni che stanno in Parlamento. Tu fai un mandato, massimo ne fai due, e poi torni a fare l'avvocato. Ma questi, oltre che hanno rubato, si ripresentano alle elezioni. Cioè, credono che siamo un popolo di imbecilli. Cioè, hanno rubato fino all'altro ieri, indagati. Esatto. E si sono ripresentati, hanno rifatto le liste. Cioè, la faccia non lo so dove ce l'hanno. Dovremmo cambiare il mondo, ripartendo dall'Italia. È una buona idea o no? E oggi lei dice il giorno giusto. Oh, oggi è il D-Day. Io sono medico, riflette pienamente tutto quello che abbiamo nel cuore da tanti anni e non abbiamo potuto manifestare. Cioè, signora... Come madri di famiglia, come tutto, come gente che lavora. A parte questa protesta, no? Cioè, lei cosa vede in Grillo? A parte il fuori tutti. Vede il rispetto per ognuno di noi. Grillo ci dà la speranza di avere uno Stato che finalmente... Senti, non ci mandare in televisione, solo su internet. Lei cosa votava prima? Io ho votato anche Fiamma Tricolore, Movimento Sociale. Vediamo delle persone che rappresentano dei valori nuovi. E quindi i valori dell'onestà, dell'equità e della solidarietà. Che lei nella politica non ritrova più? Assolutamente. Da lei prima cosa votava? Partito Democratico. Delusa dal Partito Democratico? Delusissima! Perché? Votavo centrosinistra. Proprio per quello non votiamo più PD, proprio perché io ho delle idee di sinistra e quindi tagli alla scuola pubblica non mi sembrano di sinistra, andare in pensione a 70 anni non mi sembra una mossa politica di sinistra. Quindi dove il PD ha fallito, diciamo. Esatto, che... votare lo scudo fiscale non mi sembra di sinistra, quindi insomma, io essendo di sinistra non voto più quelli che adesso si definiscono di centro-sinistra. Perché non li vedi come persone, esatto, di centro-sinistra. Perché non portano avanti idee di centro-sinistra. Non è tanto il problema dell'operaio che arriva a fine mese. Io credo che l'operaio sia un'altra. Forse perché sarà che vivono una famiglia e comunque non è agiata, quindi abbiamo sempre lavorato tutti. Insomma. Ma per mio padre tanto non è il non poter lavorare per permettersi una macchina. È tanto il non poter lavorare per non darmi soldi a me per andare all'università. Certo. Quando un operaio vede che il proprio figlio non potrà cambiare il suo futuro, è là che tu lo uccidi. Se tu a un operaio dai del coglione, tu lo ammazzi. Prima chi votava? Sinistra. E poi? Che è successo? E poi l'ho mandato tutti a fanculo, adesso sono un ateo politico. Dal 68 che io venivo qui, Berlinguer, l'ho votato sempre tutti, i democristiani, i fascisti, i comunisti. Mi sono stancato, ho detto a mia moglie o non ci andiamo più o votiamo Grillo, perché ho sentito quello che lui dice, che questi li vuole carciare via tutti, tagliare questi stipendi d'oro, questi vitalizi, queste pensioni, queste macchine blu, perché non è possibile che una persona che ha pagato 40 anni deve campare con 700 euro di pensione. È l'attacco alla casta la cosa che bravissima, più mi convince. Bravissima, per me sì, sì. E mi auguro che lui, io gli do una mano a cacciarli via. Vengo io di forza a cacciarli via. Cosa si aspetta lei da piccolo imprenditore del Veneto? Tutto quello che secondo me il movimento riuscirà a fare, a tagliare, a recuperare sia dai costi della casta che da tutto il resto, secondo me potrà portare poi un beneficio anche a livello fiscale. 18 anni, prima elezione, importante. E quindi dicono tutti che contano tanto sui giovani, per cui... E non vi sentite rappresentati dai partiti, no, diciamo, no, che sono stati in Parlamento fino adesso? Perché no, posso chiederlo? Perché, allora, ti dico subito che la nostra idea è, forse negativamente, è quella di andare all'estero. E questo già non è perché positivo. Non vedete il futuro qui in Italia? Esatto, perché non vediamo il futuro qui in Italia. Certo, il primo voto della vostra vita a darlo a Grillo è... È l'unico che in questa propaganda politica abbia parlato di scuola pubblica. Sinceramente, l'unico. Vi aspettavate che la sinistra cavalcasse questo tema? A parte la sinistra, a parte la destra, cioè nel senso è inutile parlare di partiti. Altrimenti a chi va il voto? A nessuno. Ah sì? Non c'è un'alternativa? E prima a chi lo dava il voto? A nessuno. Da quanto tempo non vota, signora? 30 anni. Veramente? Sì. Che cosa si aspettava dalla politica che non è stato fatto? Tutto. Allora, sono sfrattata. 500 euro al mese di pensione, mi hanno sacchiato la luce, vado alla Caritas. Che cosa mi aspettavo dalla politica? Mori. Me lo dica lei. Siamo arrivati qua e quando vendo qua, che è Roma qua,
è Roma, dove li vedete tutti i giorni, li vedete nelle loro macchine blindate, nelle loro senza contatto, senza più contatto con la realtà. Dovrebbero scrivere sulle porte delle auto blu: state per uscire nella vita reale. Sono sconnessi da qualsiasi cosa, non hanno ancora capito che cosa gli sta arrivando. Non hanno capito, non hanno capito.